sarebbe bello poter fermare il tempo, invece io mi applico nel farlo ripartire. Ho fatto mio un motto giapponese che dice Ichigo Ichie, letteralmente tradotto è un momento, un incontro, che significa che ogni momento è unico e irripetibile e quindi tutto quello che viene fatto deve essere fatto con assoluto impegno. Tanta attenzione ha bisogno poi di poter sfociare in un qualcosa che liberi la mente. Io ho sempre avuto grande passione per le motociclette. A me piace viaggiare senza impegno, fare anche un giro di breve durata, ma che dia la sensazione di non avere un punto di arrivo, perché questo è la sensazione di libertà. Riparare un orologio invece è quasi un circuito chiuso, ci sono delle tappe precise da dover rispettare per poter fare l'eccellenza del lavoro. Oggigiorno tutti cercano oggetti estremamente complessi, quando invece la cosa più complessa e difficile è realizzare oggetti semplici e eleganti. Non servono le istruzioni, un orologio come qualsiasi altro strumento tecnico è costruito e progettato e ogni pezzo ha una sua specifica funzione, quindi un buon progetto è immediatamente riconoscibile. La precisione è fondamentale, la precisione sta sia negli strumenti in cui io vado a mettere le mani per riportarli a nuova vita, sia anche come precisione nel lavoro stesso che io faccio. Lavorare sull'orologio d'epoca ha un fascino che è totalmente diverso, anche perché implica il dover essere attenti a tutti i dettagli e anche dover ricostruire qualche pezzo. E lì è il massimo del piacere che si può avere, costruire qualcosa che manca per ridare vita all'orologio. Non c'è un ingrediente segreto, è una passione innata che uno deve avere e deve portare avanti. Io sono arrivato a fare questo mio meraviglioso lavoro praticamente casualmente, ma forse neanche più di tanto, perché visto che mia mamma è svizzera, forse era nel DNA che io dovessi fare l'orologiaio.